positiva che è il fiore di colore bianco, in questa cultivare il peso delle cariocche è estremamente elevato, quindi può arrivare anche superiore ai 33 grammi per 1000 acheni. Qui sono, ecco, la differenza dei colori che vi ho fatto vedere, sono queste cultivar che abbiamo trovato in questo ambiente, Lilea e la variete Banz, sono le prime due accessioni che abbiamo provato 4-5 anni fa, poi ci siamo, come dire, rifornite di altre accessioni e abbiamo fatto prove sperimentali, soprattutto qui al centro La Chiana, confrontando più varietà. Mentre invece si è partiti con queste due varietà all'inizio e soprattutto era lo scopo era quello di riprovare il germoplasma relitto che era stato abbandonato, che in alcuni ambienti, in due o tre ambienti abbiamo trovato, soprattutto lungo i bordi dei boschi. Dal punto di vista qualitativo, sono elencate poche, perché se andiamo ad analizzare più a fondo ha numerosissime altre caratteristiche qualitative questa coltura. Ne abbiamo elencato alcune, per esempio alto contenuto in carboidrati e proteine. Queste proteine sono proteine tutte di alto valore biologico, hanno ha un alto contenuto in fibre, cosa che non ha per esempio i cereali tale quale, i cereali più comuni, frumenti, orzo, avena, eccetera, eccetera. All'assenza di glutine, questo è un aspetto estremamente importante di questa coltura e poi vedremo perché anche nelle altre relazioni sarà riferito sicuramente questo aspetto dell'assenza di glutine che è estremamente importante.